Dunque, l'alternativa alla TAV è semplicissima, è l'originale piano di sviluppo delle Ferrovie dello Stato per questa linea, che era sul tavolo, diciamo, fino a che all'inizio degli anni 90 non è intervenuto il discorso della TAV, insomma. Cioè, questa linea può essere potenziata opportunamente senza creare grossissimi problemi. Lo ripeto, non è che l'abbiamo detto, noi l'abbiamo semplicemente ritirato fuori. Era il piano originario di potenziamento delle Ferrovie dello Stato prima che la lobby del cemento e tondino si affermasse così prepotentemente sul piano nazionale e nella sostanza eliminasse anche l'autonomia delle ferrovie. Però posso dire una cosa, questa domanda presuppone un tantino che comunque qualche cosa deve continuare ad espandersi. Io non credo che questo sia vero, eh? Cioè, non è vero che ora c'è una ferrovia, due binari, domani ce ne dovranno essere 4, poi 8, poi 16, perché gli spazi sono limitati. Noi non possiamo immaginare sul serio una corsa ininterrotta al raddoppio ogni 20 anni di qualunque infrastruttura. Quindi un pochino è vero che si possono ammodernare le cose, si possono rendere più efficienti dal punto di vista delle linee ferroviarie, sicuramente dal punto di vista della segnalazione, controllo, la parziale correzione di alcuni punti di dipendenza troppo elevata, tutti i lavori che nella sostanza sono stati fatti. Però non è previsto, non è in realtà prevedibile che si continui a aumentare il numero delle infrastrutture ovunque, insomma, non c'è spazio sufficiente. Questo è un discorso di natura generale che in questo momento viene offuscato da gruppi che tendono tutti automaticamente a espandere il loro settore di intervento, e che non ci sarebbe, io non lo vedo peccaminoso il fatto che uno che produce cemento pensi sarebbe bene che questo cemento fosse usato. Quello che io trovo, esattamente come uno che vende panchine, secondo me ha tutti i diritti di sostenere che bisogna fare i parchi e metterci le panchine. Il vero problema è quando questi gruppi, che sono gruppi di pressione fortissimi, si impadroniscono del potere politico. Allora non c'è più nessuna possibilità di salvezza, nel senso che gli interessi particolari di questi gruppi schiacciano l'interesse generale. Il problema vero è questo, che sono diventate delle macchine da guerra che controllano il potere politico e quindi controllano anche i nostri soldi. Alta velocità, tira il freno.